Lucia. Siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Santo Sì. Ugo De Lucia. Non ho sentito, dillo ancora, che comincia, dillo ancora, eh. Ugo De Lucia. Che? Ugo De Lucia. Ugo De Lucia. Dillo ancora. Ugo De Lucia. Devo leggerissimamente abbassare il volume che mi arriva nelle cuffie, sì, perché è a bomba e quando parte Ugo De Lucia è sangue e basta. Però mi dà 67, mi sa che è proprio quella di Chrome, vabbè, ora poi controllo dopo. È impressionante. Che comunque nella sua impressione c'è la foto del gafistico che noi ancora abbiamo in mezzo al cuore. E allora, la settimana scorsa c'eravamo ancora nei due, tanto qua la gente va e viene come in un porto di mare, tra tutti e cinque. Ci sono le porte girevoli. Ogni tanto arrivi in ritardo, va a momenti, però non c'è problema. Settimana scorsa abbiamo cominciato a parlare della dinastia Pace. Quindi... te hai parlato la settimana scorsa del patriarca, del papà, poi di fatto, del capo stipite di tutto, del papà, e quindi oggi è il turno, è il momento di parlare di una delle figlie. Sì. E la figlia però è quella tendenza comunque più famosa, alla fin fine. Ovvero Fabia Pace. E... su Fabia Pace parleremo tendenzialmente una cosa un po' statistica, poi andando avanti nelle puntate diremo anche delle curiosità su di lei, come stiamo facendo per tutta la famiglia Pace, adesso ci teniamo un po' più su una cosa statistica. Però devi sapere che la nostra signorina Fabia Pace, al secolo, come dicono quelli bravissimi, Fabiola Balbuena Torres, è nata il 15 ottobre 1995. Quindi, zitta, sì, che 95 piacerebbe. 95 no. Le piacerebbe 95, nell'85, no. Semmai. Ma nell'85. No, lei ha 41 anni, se non sbaglio. Sì, 41. Quindi 85, no, assolutamente è no. Dell'80. È dell'80, 95. Ho sbagliato, 95 è il suo debutto. Non è una cosa... è nata nell'80 e sta per compiere 42 anni, auguri Fabi. E comunque, come dicevo, ha debuttato nella Lucia Libre professionale, ovviamente, già all'età di 15 anni, il 15 ottobre del 1995. E tra l'altro, prima di arrivare al ring, i suoi allenatori sono stati, ovviamente, suo padre, Grana Pace, eccetera. Ma come dicevi te la settimana scorsa, che lui è dovuto andare in Giappone, è andato per lottare, ha cominciato ad allenare lì, ha pensato bene di far allenare sua figlia da niente po' di meno che Aja Kong, che tutti noi conosciamo ancora adesso, e Mariko Yoshida. Sì. Quindi lei, Fabia Pace, ha completamente nel suo bagaglio, ha completamente puro resu. Poi, ovviamente, la parte Lucia Libre che gli ha dato suo padre, più una parte di puro resu. Poi la curiosità, poi scopriremo anche nelle prossime settimane, della famiglia Pace sono un po' le parentele. Noi sappiamo che c'è sua sorella che è Mary Pace, sì, suo padre ovviamente è Grana Pace, ma ha un'altra sorella che però non ha fatto praticamente nulla, non si trova praticamente niente, che è Baby Pace. Ma ha anche una madrina, perché lei è figlia ovviamente di sua mamma, quello ci mancherebbe, ma sì, suo padre, mi sa che Leo non l'ha detta questa, si sposò con Lady Apache, e di conseguenza questa Lady Apache è diventata poi madrina di Fabi. E si è preso il titolo. Marito invece si è preso il titolo, mentre è diventata la matriarca lei, quindi il... No. Mentre lei è anche sposata con Billy il Malo, Billy Boy, e quindi cominciano tutte queste, sì, che poi Billy Boy ovviamente, e quindi cominciano tutte queste
parentele, che ne troveremo parecchie nelle prossime settimane, ma comunque una cosa che ha contrassegnato la carriera di Fabio Apache è che non ha mai lottato nel SMLL. Questa è una pecchissima, una macchia indelebile nella sua carriera. E, no, non ha mai lottato nel SMLL. Suo padre, c'è stato, ma suo padre si è andato via praticamente litigando con l'allora EMLL, quindi poi avrà detto alle figlie che cazzo state facendo, non andateci, e se l'è legata poco al dito. E quindi lei ha lottato tantissimo triple A sempre, per tutto l'arco della sua carriera, e se no nelle varie federazioni indipendenti. Però, il suo primo titolo lo va a conquistare nel 2001, lottando per la Sky High Govarsion, e lì ci fu il suo primo titolo. Titolo che era un titolo vacante, lei conquistò in un match a 8, quindi bisogna un po' trovare. Ma cosa la fa da padrona Fabio Apache come titolo? Sono i Reina de Reinas. Lei è stata ben 4 volte campionessa Reina de Reinas. La prima volta nel 2008, poi nel 2013, poi nel 2018 e poi nel 2021. La caratteristica di questi regni, soprattutto quello del 2008-2013 e anche 2018, è che sono molto lunghi, tipo un anno e mezzo. Quello del 2021 invece è durato qualche mese, che poi abbiamo visto, l'abbiamo visto l'anno scorso, che l'aveva perso poi contro Dana Purazzo, poi la storia è stata un'altra. Ma ha conquistato anche diverse volte il titolo della Mixed Tag Team Match. E pronto a commuoverti, Leo. Il primo titolo, che è stato nel 2004 Tag Team Mixed Match della AAA, l'ha vinto con il suo papà. Un grande elogio. L'ha vinto, grande elogio, nel 2004, poi nel 2009 con Aerostar, ma te ti commuoverai moltissimo nel 2010. Perché l'ha vinto con la Pimpi. Ah, grandissimo la Pimpi. L'ha vinto con la Pimpi in forma strepitosa nel 2010. Cioè. E nel 2013 invece l'ha vinta con quel giovincello di Drago. E sì, eh. Però commuoviti un'altra volta, perché nel 2017 lei è andata a vincere i titoli Trios della AAA. E con chi l'ha fatto? L'ha fatto con una certa Mary Apache, e con Gran Apache. La famiglia Apache. Papà con figlie va a conquistare il titolo. La cosa interessante di una cosa interessante riguardo ai suoi titoli è che lei risulta ancora campionessa di una federazione. Questa federazione si chiama CTLL. Lei ha vinto questo titolo il 15 giugno del 2019 e lo deve ancora perdere. Il problema è che non si... cioè, sono di quelle federazioni che sono sparite così. Sì. Quindi lei rischierà di restare campionessa a vita, oppure un giorno si ricorderanno che lei ha una cintura, o faranno finta di niente e la daranno in palio così. È tutto per la parte statistica di Fabio. Quanta roba abbiamo detto però, così. Sì, siamo andati sulla statistica, abbiamo puntato sulla statistica qua, eh? Non abbiamo poca storia, c'è stata poca storia, ma... Storia di Fabio Apache, ovviamente ci chiederete cosa volete sapere, perché nelle puntate in futuro parleremo nuovamente di lei, perché comunque della famiglia Apache c'è veramente tanto da dire, quindi ora noi stiamo cercando un pochettino di agglomerare il tutto. E quindi, come sempre... siate buoni, mettete mi piace e commentate. Seguiteci, mettete poi anche mi piace ovviamente al canale YouTube del Lato Viola del Ring, e soprattutto mettete sempre mi piace e commentate su tutte le cose di Gudelucia, che sia Gudelucia, che sia del Sabiasche, che sia Lucia di Peliculas, che siano le interviste che facciamo come Gudelucia deve diventare il programma del mondo, della galassia. Quindi, esatto. E ce la faremo, Gudelucia e satelliti. Quindi, Leo, eccoci. E niente, dobbiamo scoprire cosa faremo. Salutiamo. Abbiamo già avvisato, la prossima settimana ci sarà una nuova puntata della Dinastia Apache. Assolutamente, ancora il viaggio nella Dinastia Apache non è finita.
Quindi settimana prossima ricollegatevi e vedrete la terza puntata per quanto riguarda la Fabio Pace. La AF di Mattia Pace. La Fabio Pace. Facciamo 12 puntate. Facciamo 40 su Fabio puntate Pace. Su Pace, Tom. Se ne potrebbe anche fare, però è complicato. Sì, potenzialmente sì. E grazie mille, Leo. Grazie a te, Tanto Fabri. secondo me ci rivediamo la prossima settimana. Non lo Sì, so. può essere, può essere, può essere. Magari forse Enrico, però può essere che ci sto io. Vediamo se Enrico si degna di venire. Buonasera, notte, qualsiasi cosa vogliate voi a tutti. Au revoir.